Sabato 30 ottobre 2021 vi parlo dall'Auditorium al Duomo di Firenze, dove è in corso una lunghissima giornata promossa dal gruppo fotografico Il Cupolone di Firenze per celebrare i 60 anni di attività. Si è aperta questa mattina con l'inaugurazione di una grande mostra ospitata all'interno dell'Auditorium, dove sono esposte tantissime fotografie riservate a dei concorsi e una sezione riservata ovviamente anche alle foto dei soci del Cupolone. Insieme a me c'è il presidente del 60°, così lo ricorderà la storia, Simone Sabatini. Credo sia un orgoglio essere presidente di un decennale. Tu hai ricordato il tuo predecessore, il presidente del 50°. Sono anniversari importanti. Allora, dobbiamo raccontare velocemente tutto quello che è successo nella prima parte della manifestazione, perché fra pochi minuti ovviamente ci saranno altri personaggi, altri protagonisti che saliranno su questo palco, si avvicenderanno fino alla fine della serata, perché ci saranno, come ci sono state stamane, anche tante premiazioni e tanti interventi di saluto, di ricordo anche dei traguardi raggiunti in questi primi 60 anni di attività. La parola a Simone Sabatini. Sì, grazie Fabrizio, per noi è una giornata estremamente importante, 60 anni non sono pochi. E forse il Cupolone ancora non lo dimostra, nel senso sta crescendo tantissimi giovani che partecipano all'attività del nostro gruppo fotografico, che mi fa piacere ricordare che è una APS, cioè un'associazione di promozione sociale. Una giornata dedicata tutta alla fotografia, mostre fotografiche, la presentazione del nostro libro dei 60 anni, quindi un qualcosa che poi rimarrà negli annali per tutti gli appassionati di fotografia. Una tavola rotonda partecipata da 6 ospiti estremamente importanti, che ha trattato dell'argomento del futuro dei nostri circoli fotografici, quindi come saranno domani, che cosa le istituzioni, che cosa il territorio chiede ai nostri fotografi, ma qual è anche l'aspirazione dei nostri fotografi per la loro passione. Magari Simone anni. Ricordiamo anche i nomi di chi ha dato il proprio contributo a questi, suggerimenti anche per i prossimi decenni che aspettano il Cupolone. Noi abbiamo cercato di fare una tavola rotonda dove fossero rappresentate 3 anime: l'anima dei circoli fotografici, rappresentata in primis dal presidente della Federazione Italiana dell'Associazione Fotografica e quindi quello che è al vertice di tutto il mondo fotoamatoriale, e da Valentina Bellini, che è la nostra socia, oltretutto è colei che ha avuto l'idea di realizzare questa tavola rotonda. Poi dall'altra parte, ma non dialetticamente ma in sinergia, le istituzioni rappresentate dal Comune di Firenze e quindi con la dottoressa Maria Federica Giuliani, vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, e dal CESVOT, l'avvocato Marco Mini del CESVOT, che ci ha raccontato l'importanza oggi di essere parte di questo grande terzo settore che è fondamentale. E poi rappresentato anche il mondo della cultura della fotografia con Massimo Agus e con Paolo Formaglini. Quindi un momento estremamente interessante, molto, molto profondo, da cui poi siamo passati invece all'intervista a Giacomo Costa, che è un grande fotografo fiorentino, conosciuto ormai in tutto il mondo per le sue foto molto particolari, ma so che dopo sarà intervistato da te, per cui lascio poi a lui. Possiamo anticipare che fra pochi minuti salirà su questo palco. Sì. Perché, come vedrete dalle immagini che poi vi verranno proposte durante l'intervista a Giacomo Costa, riceverà un'onorificenza da parte del Cupolone. Sì, e non sarà il solo, perché l'onorificenza, una vita per la fotografia, sarà data anche al nostro Fabrizio, perché effettivamente rappresenta un punto di riferimento per tutti noi qui a Firenze. Non come fotografo, ma come persona, come amico, che aiuta e sostiene molto i fotografi. Allora, ricordiamo la grande attenzione delle istituzioni, sì. Soprattutto da parte del Comune di Firenze, perché non c'era stamani solo Maria Federica Giuliani, ma hanno portato il saluto del sindaco anche gli assessori Cecilia Del Re e Federico Gianassi. Quindi una attestazione di attenzione nei vostri confronti da parte del Comune, col quale ovviamente ci sono collaborazioni in atto, e stamani negli interventi ne sono state auspicate anche di più intense di collaborazione. Per concludere vorrei ricordare anche la Fondazione
del Bianco che ci ospita in questo meraviglioso auditorio. Ricorda ancora i tre concorsi, perché mentre tu lo ricorderai, il nostro regista proporrà le immagini delle opere in mostra relative a due concorsi, uno che aveva come tema l'amicizia. Il concorso l'amicizia, che nasce apposta per questa giornata, quindi la volontà di mettere insieme i fotografi italiani che hanno partecipato a questo evento, e il concorso della premiazione del 55esimo trofeo Cupolone, che è il nostro cavallo di battaglia, che è 55 anni. E in più, importantissimo, una sezione dell'esposizione riservata ai corsisti, cioè ai giovani aspiranti professionisti amatori fotografi. Benissimo, oltre ovviamente a una sezione, come detto in precedenza, riservata alle foto dei soci del Cupolone. Roberto Rossi, presidente nazionale della FIEF, nel suo intervento di questa mattina ha analizzato approfonditamente l'attuale situazione dei circoli del cinema, soprattutto alla luce della lunga quarantena che ha un po' costretto a rivedere anche i rapporti interpersonali fra i soci dei circoli. Sicuramente sì, la quarantena ci ha costretto a rivedere un po' tutta la nostra metodologia e l'attività. Pensate che la FIEF riunisce 500 circoli in tutta Italia, circoli che sono abituati a vedersi in presenza all'interno delle sedi circoli. Da un momento all'altro tutto chiuso, abbiamo fatto un grossissimo sforzo con tutta la struttura culturale della FIAF, fornito oltre 250 contenuti culturali da mettere a disposizione di tutti i circoli italiani. Si è sviluppato un'attività estremamente interessante nel web, dove tutte le sere c'erano 7, 8, 10 videoconferenze a cui tutti potevano partecipare, e in questo modo siamo riusciti da una grossa negatività tirare fuori una positività che ha portato a una nuova e rinnovata fiducia nel nostro movimento e nelle attività della federazione. Compiere 60 anni per un circolo è un evento importante, soprattutto per un circolo che ha sede a Firenze, che è una città non molto facile, spesso divide anziché unire, ma questo è stato un esempio invece di aggregazione importante fra fiorentini che non sempre si aggregano facilmente. Ma sicuramente è un evento importantissimo, una associazione che riesce ad arrivare a un traguardo così importante e con l'energia e la vitalità che ha questo circolo fotografico, perché come ho detto stamane è un circolo che ha saputo trarre forza dall'esperienza di tutti quelli che hanno lavorato e portato avanti questa attività in questi anni, ha saputo aggregare, mettere insieme sempre più persone, essere parte integrante di questo territorio. È stata sicuramente la riprova la grande presenza di questa mattina delle istituzioni, che hanno certificato quanto questo circolo sia entrato ormai come una delle figure importanti, fondamentali nel tessuto culturale del paese. E quando un circolo, uno dei nostri circoli, arriva a questo traguardo, è una grande festa non solo per il circolo, ma per tutto il movimento fotografico, per tutta la federazione. Non poteva mancare a questa importante celebrazione Riccardo Busi, presidente della Federazione Internazionale dell'Arte della Fotografia. Un festeggiamento dovuto, perché 60 anni di attività continuativa non è facile a raggiungersi per tantissimi motivi, perché cambiano i tempi, ma il Cupolone ha saputo adeguarsi al passaggio di questi 6 decenni che ci separano dal giorno della sua fondazione. Buonasera a tutti. Come socio del gruppo fotografico del Cupolone, ma anche come presidente della Federazione Internazionale dell'Arte Fotografica, è per me un grandissimo piacere essere qui con voi oggi. Sono qui a festeggiare i 60 anni di uno dei club più importanti della Federazione Internazionale. La Federazione è presente in 109 paesi del mondo con oltre 2 milioni di fotografi. Il Cupolone negli anni si è saputo far riconoscere in tutto il mondo per la sua spiccata vocazione internazionale. Una vocazione internazionale che ha portato qui a Firenze tantissimi club e artisti di tutte le parti del mondo. Hanno visto e ammirato le bellezze della città, e il gruppo fotografico del Cupolone ha potuto così essere conosciuto in tutto il mondo. Però il gruppo fotografico del Cupolone
è anche diciamo importante per le numerose affermazioni internazionali dei suoi soci, sia a livello di Coppa del Mondo sia a livello individuale, e inoltre è l'unico club italiano ad aver vinto la Coppa del Mondo per club della Federazione Internazionale. Quindi che cosa dire? Si può soltanto augurare un futuro radioso a un club che ha fatto la storia in Italia, ma la sta facendo anche e soprattutto in tutte le parti del mondo. Quindi auguri ancora e buona luce. Si è conclusa nell'auditorium da pochi minuti l'assegnazione dei premi Una vita per la fotografia. Siamo in attesa che scenda dall'auditorium uno dei premiati, il più famoso in assoluto, è il fotografo fiorentino Giacomo Costa, famoso a livello mondiale per le sue mostre un po' in tutto il mondo, i libri pubblicati. Eccolo qua, ti aspettavamo col microfono, complimenti per il premio. Cosa vuol dire per te ricevere nella tua città un premio da un gruppo che è fortemente radicato nella città di Firenze e che è uno dei vanti della nostra città a livello di fotografia, perché insomma 60 anni di continuità di un'attività sono notevolissime, tu lo sai, perché il mondo della fotografia è molto difficile, ha subito grandi cambiamenti e quindi rimanere anche al passo con i tempi non è stato facile. Dunque, assolutamente è un onore enorme ritirare questo premio qua, anche perché l'occasione, 60 anni del gruppo fotografico Il Cupolone, è una data eccezionale, e ritengo importantissimo anche perché questi gruppi fotografici, Cupolone in particolar modo, sono quei luoghi dove si coltiva e si diffonde il linguaggio della fotografia, che è ancora oggi una cosa fondamentale, importantissima, e quindi ricevere questo premio per me è davvero molto bello, specialmente poi nella mia città. Dopo l'assegnazione dei premi Una vita per la fotografia, la manifestazione si è conclusa con l'assegnazione dei premi del 55esimo trofeo Cupolone. Un applauso a tutte le nostre donne bellissime.